Buonasera, buonasera a tutti. Siamo a presentarvi un progetto che è la riorganizzazione LIN del laboratorio di microbiologia. Sono il dottor Rocchetta Andrea, il direttore della struttura complessa di microbiologia. È con me la dottoressa Noemi Virto, operation manager, e la dottoressa Franca Gotta della struttura di microbiologia. Di che cosa parleremo nel tempo che ci è stato dedicato? Parleremo dell'azienda ospedaliera di Alessandria e, nello specifico, della struttura di microbiologia. Di un mese particolare dell'anno, marzo 2020, quando sono giunti in laboratorio i primi tamponi Covid molecolari da analizzare. Parleremo anche della filosofia Lean e dei suoi principi, di cosa è successo e di che cosa sta accadendo adesso relativamente alla organizzazione del laboratorio di microbiologia. Parleremo della creazione del Covid Center, quindi di un laboratorio integrato all'interno della struttura di microbiologia che lavora in parallelo su determinati aspetti della diagnostica Covid. Ed infine, in una sintesi, i risultati che sono stati raggiunti. L'azienda ospedaliera di Alessandria ha una dimensione importante, ha 574 posti letto medi, ricovera circa 20.758 pazienti all'anno, gli accessi annuali al pronto soccorso sono 64.553, questi dati sono riferiti all'anno passato, l'indice di attrazione da altre regioni è del 5,4%, il numero di dipendenti è attualmente di 2.347. Ha una peculiarità importante perché la struttura ospedaliera ha quattro presidi: il presidio dell'ospedale civile, quello dell'ospedale Teresio Borsalino, con una vocazione importante alla riabilitazione, la centrale di emergenza del 118 con la base dell'elisoccorso, e l'ospedale infantile, uno dei pochi ospedali infantili d'Italia, Cesare Arrigo, che sono dislocati in sedi differenti e ciascuna di questi presidi ha delle missioni particolari e peculiari da svolgere. Quindi si tratta di un'azienda ospedaliera molto complessa proprio per queste mission differenti e coesistenti all'interno della stessa azienda. La microbiologia è un laboratorio che ha sede nell'ASO di Alessandria e che si configura come hub, quindi come centro della rete delle microbiologie piemontesi nell'area sudomogenea del Piemonte sudorientale. Quindi la zona di territorio che comprende le province di Asti e di Alessandria. La struttura complessa di microbiologia è organizzata in settori. Un settore di batteriologia che si occupa di mettere in cultura differenti materiali biologici, di far crescere batteri e funghi, di identificarli, di eseguire le prove di sensibilità in vitro, cosiddetti antibiogrammi, e si avvale anche di tecnologie per fare ciò estremamente sofisticate come la spettrometria MALDI-TOF e come tecnologie in film array per la diagnosi rapida ad approccio sindromico delle mal principali malattie infettive. Si occupa anche del controllo dell'ambiente, quindi dell'aria, delle superfici, di ambienti che possono essere ritenuti critici in funzione della presenza di determinati microrganismi che dobbiamo sempre imparare a tenere sotto controllo.
La sierologia invece si occupa della diagnostica infettivologica attraverso la ricerca di antigeni e anticorpi sul siero e sul plasma. Un settore molto importante è quello della micobatteriologia, che si occupa della diagnosi essenzialmente della tubercolosi e di tutte quelle micobatteriosi, quindi patologie che sono correlate alla presenza nelle vie aeree in altri distretti di micobatteri, che sono un particolare famiglia di microorganismi che danno luogo ad infezioni molto serie, molto gravi, quali la tubercolosi. Infine abbiamo la biologia molecolare, che è un settore in espansione perché si occupa della diagnosi infettivologica delle malattie e della diagnosi infettivologica attraverso l'analisi quali quantitativa dell'RNA o del DNA, quindi del genoma, dei microrganismi patogeni. Quindi abbiamo diversi approcci ad alta tecnologia che ci consentono di fornire un supporto, un aiuto, direi fondamentale, alle malattie infettive e al controllo quindi delle malattie infettive vecchie ed emergenti. Tra le emergenti chiaramente la fa in questo periodo a padrone il SARS-CoV-2, l'agente eziologico della malattia Covid. E quindi di che cosa parliamo? Abbiamo un laboratorio che è in piena attività, o almeno era in piena attività, che viene stravolto nella sua organizzazione da che cosa? Dall'arrivo, il 6 marzo 2020, di campioni da analizzare per fare diagnosi dei primi casi sospetti di infezione da virus SARS. È stato un momento importante perché l'unità di crisi piemontese ha individuato anche questo centro come punto di riferimento per la SLAL e la SD di Asti, per i ricoverati e per i dipendenti dell'azienda ospedaliera stessa. Quindi è stato un momento importante perché abbiamo dovuto modificare l'assetto organizzativo. Lascio la parola ora alla dottoressa Virto per alcune considerazioni importanti sulla metodologia che è stata applicata per trovare soluzione alle difficoltà dei primi momenti. Allora, buonasera a tutti. Come diceva il dottor Rocchetti, diciamo, quello che è stato fatto con l'obiettivo di andare a aumentare la produttività della microbiologia per rispondere alla pandemia nella fase 1 e quindi alla necessità di produrre un numero elevato di tamponi, ma non solo, anche dare una risposta nei tempi più rapidi possibili. Quindi cosa è stato fatto? Io non sono un clinico, dal nostro punto di vista organizzativo è stato analizzato il processo messo in atto e poi sono state identificate eventuali migliorie per efficientare il processo tramite una metodologia che si chiama Lean Thinking. Ora, se fossimo in un'aula, vi chiederei se sapete che cos'è un processo. Un processo è una serie di attività che trasforma un input in un output e solitamente l'output è proprio quello che è riconosciuto come a valore dal cliente, in questo caso dal paziente. Se pensiamo al processo di preparazione di una torta alla frutta, che a tutti noi è capitato almeno una volta di fare, ci sono degli input che sono gli ingredienti principali: zucchero, frutta, acqua, uova, c'è il cuoco, ci sono degli ingredienti e poi c'è il forno. Tramite delle attività gli input vengono trasformati in un output e l'output è proprio la torta alla frutta. Ora, molte volte, oppure non sempre, la torta alla frutta viene buonissima, proprio perché delle volte il processo è mal gestito o mal organizzato.
E cosa succede nelle aziende? Nelle aziende che è ancora più complesso, dove è ancora più complesso il processo, succede molte volte che l'azienda, i dirigenti dell'azienda sanno bene quali sono gli input, sanno bene quali sono i risultati e quali sono gli outcome. Quello che non conoscono all'interno dell'azienda viene definita come black box, che sono proprio le attività che trasformano un input in un output. E diciamo che conoscere ciò che succede nella scatola nera è la cosa utile e migliore per poter poi essere in grado di gestire e organizzare i processi. E la metodologia Lean permette proprio di andare a gestire i processi produttivi. Intanto Lean significa snello, la produzione snella mira proprio a efficientare i processi andando a mapparli e gestendoli con l'obiettivo di aumentare il valore per il cliente barra paziente diminuendo gli sprechi. Ora, la filosofia Lean non nasce in sanità, nasce in ambito manufatturiero, in particolar modo in Giappone, nell'azienda Toyota. Il signor Toyota decise, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, di andare a vedere come la Ford producesse le macchine. La Ford era una grande potenza in quel momento e, andando in America, si rese conto che la Ford non faceva altro che produrre un numero elevato di macchine rispetto a quella che era la richiesta dei, dei potenziali clienti. Quando tornò il signor Toyota in Giappone, si rese conto che questa produzione di massa non era utile in quel momento per lui, per il contesto in cui viveva, e quindi decise di fare un'altra strategia che chiamò Toyota Production System e diventò molto famosa in quegli anni, per la quale si produceva un numero limitato di macchine sulla base della richiesta dei possibili clienti. Come possiamo vedere dal grafico, alla fine degli anni 90, inizio 2000, mentre General Motors, Ford, Chrysler stavano riducendo il loro fatturato in maniera massiva, Toyota invece, al contrario, aveva aumentato la sua produttività esponenzialmente, proprio applicando questa filosofia che si chiama Toyota Production System, che poi è stata studiata da molti scienziati e studiosi, tanto che Womack e Johnson hanno scritto anche un libro in merito, e per la prima volta in questo libro, che si chiama La macchina che ha cambiato il mondo, non si parla soltanto di Toyota Production System, ma anche di Lean Thinking e di Lean Thinking in sanità. Ad oggi il Lean è abbastanza diffuso non soltanto tra le case automobilistiche, ma anche in sanità, come potete vedere. Negli anni 80 per la prima volta è stata applicata negli USA il Lean Thinking in sanità, ma poi si è diffuso via via fino ad arrivare anche in Italia negli anni 2000. Ora, il Lean per applicarlo dobbiamo modificare completamente i paradigmi e i paletti che ci siamo imposti nel corso degli anni. Nel senso che se anni fa credevamo di poter gestire un'azienda da una torretta di controllo, quindi completamente esterna la direzione dalla filiera produttiva dell'azienda, ad oggi ci siamo resi conto con l'applicazione del Lean che questo non risulta essere più possibile, perché molte volte gestire l'azienda dall'esterno comporta dare ancora più problemi alla filiera produttiva, perché le soluzioni che propongono i manager non vanno mai come dovrebbero andare, perché magari mancano le risorse, o perché le persone non si sentano coinvolte, o perché i piani non vanno mai come sono previsti. E le soluzioni, anziché dare un sollievo e risolvere problemi, aggiungano delle complessità ad un sistema che è già di per sé molto complesso. Quindi, come possiamo organizzare bene un'azienda? Cosa possiamo fare? Come ci insegna Lean? Possiamo andare a togliere anziché aggiungere, semplificare anziché complicare e coinvolgere anziché imporre. E proprio su quest'ultimo punto che Lean Thinking sottolinea l'importanza di andare a coinvolgere le persone, i professionisti di prima linea, per poter dare un cambio a quella che è l'organizzazione aziendale.
Il Lean si basa su 5 principi che ora andremo a vedere in maniera abbastanza veloce, che sono il valore e lo spreco, la mappa del valore, il flusso, la spinta full e la perfezione. Partendo dal valore spreco, ora se noi valutiamo e guardiamo insieme questa immagine e immaginiamo che cosa è il valore per questo puffo blu, ci rendiamo conto che il cardiochirurgo che è alla sua destra in questo momento non sta portando nessun valore per il paziente. Potrebbe essere anche il cardiochirurgo più bravo del mondo, ma in questo momento non è quello che serve al paziente. In questo momento al paziente gli serve soltanto un medico che gli tolga una spina dal dito. Quindi in economia il valore non è altro che tutto ciò per cui il paziente o il cliente è disposto a pagare. Le attività a valore possono essere definite come una serie di attività che comportano un utilizzo di risorse che il cliente riconosce come a valore. Il valore non è soltanto per il paziente, quindi la riduzione dell'attesa, una maggiore qualità, un maggior comfort, ma il valore è anche per l'operatore, perché l'operatore sanitario vorrebbe fare degli spostamenti, meno spostamenti, vorrebbe una qualità maggiore, maggiore sicurezza, uno snellimento delle procedure, e anche per l'organizzazione stessa può essere il valore. All'opposto del valore troviamo lo spreco. Lo spreco sono tutte le attività che comportano un utilizzo di risorse che non crea però un valore al paziente, ma che il paziente percepisce proprio come uno spreco, un'inutilità. Questi sprechi il Lean le classifica in 7 macro aree, che vedete qui rappresentate e che andremo piano piano a leggere insieme. La prima è l'eccesso di produzione, quando si produce più di quanto è richiesto. Ad esempio, andare al pre-ricovero a fare degli esami ematici o degli esami strumentali che non sono richiesti per quella patologia. Le attese è la seconda macro area. Attese è quando una risorsa non svolge alcun tipo di attività. Quindi è quando il paziente attende il medico per fare una visita, ma anche quando il medico attende il paziente, ad esempio, in sala operatoria. La terza macro area sono i movimenti superflui, ovvero tutte quelle azioni che non riducano la fatica fisica. Ad esempio, il medico che deve passare da un ambulatorio a un altro per prendere delle strumentazioni. I difetti. I difetti sono tutto ciò che crea una rielaborazione. Ora, se in ambito manufatturiero fare un prodotto che diciamo ha dei difetti e quindi va rifatto, non è così grave come avere un difetto all'interno della sanità, perché operare la gamba destra anziché quella sinistra o ridover operare un paziente perché è stato infetto, capite bene che porta un outcome peggiore per il paziente. Abbiamo poi quarta macro area, che è l'inutile complicazioni. Per inutili complicazioni si intendono tutte quelle mancanze o difetti nel proporre delle soluzioni migliorative, ad esempio dover compilare più volte dati ridondanti sia per il medico che per il paziente. Poi ci sono le scorte. Le scorte sono tutto ciò che è immobilizzato e fermo in un magazzino. Ovviamente le scorte di magazzino sono un esempio, oppure anche fusti letto non utilizzati, ma anche strumentari non utilizzati. E poi ci sono i trasporti. Per trasporti si intende tutti quei movimenti di risorse che possano essere minimizzati, ad esempio portare un paziente da un reparto a un altro quando magari potrebbe spostarsi il medico per fare la visita al letto del paziente. Il secondo principio è la mappa del valore. Per mappa del valore si intende un processo all'interno del quale il valore viene creato. Ogni volta che il paziente entra all'interno dell'azienda inizia un processo per lui, inizia un processo che può essere, a seconda di quello che deve fare il paziente, un processo ambulatoriale, può essere un processo chirurgico, e all'interno di questo percorso che fa il paziente ci sono una serie di attività che vengono definite come attività a valore e non a valore. Le attività a valore sono le attività verdi nelle caselline verdi, le attività non a valore sono gli sprechi. Quindi se noi ci immaginiamo un accesso al pronto soccorso di un paziente chirurgico, arriva al pronto soccorso, fa il triage, fa il ricovero in un reparto,
fa l'intervento, ha un post intervento, dei giorni di degenza post intervento e poi viene dimesso. Questo è il percorso, processo che fa il paziente. All'interno di questo processo il paziente fa delle attività e queste attività sono attività a valore e non a valore. È importante ricordarsi che quando si mappa un processo con uno strumento che si chiama Value Stream Map o mappa del valore, si identifica una famiglia di pazienti. Ovviamente non si andrà a analizzare tutti i pazienti che arrivano al pronto soccorso, ma prenderemo una famiglia di pazienti che potrebbe essere, ad esempio, i pazienti che hanno una frattura del femore, ok? Dopodiché abbiamo il terzo principio, che è il flusso. Il flusso cosa significa? Che il paziente deve scorrere all'interno della mappa del valore, all'interno quindi del processo, in maniera continua. Come quando noi partiamo per andare al lavoro, partiamo da casa e andiamo al lavoro e prendiamo l'autostrada e vorremmo che il nostro percorso sia avvenga nel minor tempo possibile e soprattutto avvenga anche senza intoppi, quindi con una qualità abbastanza alta, che non ci siano incidenti, che non ci siano curve. Quindi il paziente si immagina che all'interno del suo percorso il flusso scorra in maniera continua. Per far scorrere il flusso in maniera continua bisogna però che si analizzi quello che è il percorso del paziente e che si vadano a eliminare delle attività non a valore. Le attività non a valore non sono sempre del tutto eliminabili, però andando a eliminare le attività non a valore vediamo come il percorso prima e il percorso dopo sia diverso, perché le attività non a valore vengano ridotte. Quello che si chiama lead time, che è il tempo di processamento, si riduce mantenendo comunque una qualità molto elevata. Questo è quello che abbiamo fatto nel percorso che poi dopo la dottoressa Franca e il dottor Andrea vi faranno vedere, proprio per i tamponi che arrivavano in microbiologia e che arrivano in microbiologia tuttora, dal momento in cui il tampone arriva in microbiologia fino al momento del referto. Franca vi farà vedere qual è stata la situazione attuale, da dove siamo partiti, qual era il processo, e Andrea vi farà vedere invece quali sono stati i risultati raggiunti e come è cambiato il processo mettendo in atto delle migliorie e delle soluzioni. Il quarto principio è la logica pull. Diciamo che la logica pull non è semplice da raggiungere, perché la logica pull dice che il flusso deve essere tirato dal paziente e non deve essere l'organizzazione sanitaria che spinge il flusso. Cosa significa questo? Significa che le attività e le prestazioni dovrebbero essere servite al cliente nel momento in cui le richiede e nella quantità richiesta, nell'ottica just in time. Quindi si dovrebbe passare dalla logica push di spinta, dove è l'azienda che spinge il paziente, a una logica pull, dove è il paziente che tira il flusso. Per capirsi, se un paziente ha da fare una visita cardiologica, chiama il CUP e il CUP gli dà un appuntamento a un anno dal momento in cui ha effettuato la chiamata al paziente. Questa è una logica push. La logica pull è quando il paziente chiama il CUP e il CUP gli dà la visita nei tempi in cui il medico di medicina generale richiede la visita, e quindi nell'arco di 10 giorni piuttosto che di 30 giorni, e quindi non ci sono attese. L'ultimo principio è la perfezione. Da lì ci dice che non dobbiamo aver paura della perfezione, perché la perfezione non la raggiungeremo mai. Infatti, quando analizziamo un processo e facciamo un progetto di miglioramento, nel momento in cui abbiamo raggiunto degli obiettivi e andiamo a rianalizzare e facciamo un follow up degli obiettivi, ci rendiamo conto che questi possono essere sempre migliorati. E l'idea è proprio questa, l'idea del lean thinking è proprio quella di spingerti al miglioramento continuo. Il lean usa vari strumenti che non vi racconterò oggi, ma vi racconterò alcuni strumenti che noi abbiamo utilizzato nel nostro progetto in microbiologia. Ci sono degli strumenti di mappatura che permettono proprio di mappare quelli che sono i processi all'interno, e abbiamo utilizzato anche all'interno della microbiologia, ad esempio la spaghetti chart, che è questa qua.
che non è altro che immaginarsi un piatto di spaghetti, perché va a disegnare su un foglio di carta quelli che sono gli spostamenti dei professionisti o dei pazienti. Abbiamo poi la Value Stream Map, o la mappa del valore, che è quella di cui vi parlavo prima, che mette in linea il processo e quantifica le tempistiche associate al processo. E poi abbiamo anche degli strumenti di analisi, il più famoso è l'A3Report, che è uno strumento di problem solving che trova, diciamo, che analizza la causa, che analizza il problema, ne analizza le cause, cerca di mappare quella che è la situazione attuale e poi tramite una serie di obiettivi cerca di migliorare la situazione attuale e controlla anche i risultati, e si basa sul ciclo di Deming, Plan, Do, Check and Act. Io a questo punto lascerei la parola alla dottoressa Franca, che vi spiegherà proprio quella che era la situazione attuale della microbiologia al momento della prima ondata Covid. Questa era la situazione a marzo dell'anno scorso, quando ci siamo trovati nel giro di poche settimane dalla fase di incredulità alla fase di piena pandemia, dove eravamo sommersi di tamponi ed eravamo ben lontani dalla perfezione, cercavamo solo di processare i tamponi in modo caotico, ma il meglio che potessimo fare. Eravamo in un periodo di bassa automazione, dove non c'erano ancora macchinari fortemente automatizzati, dove molti processi venivano fatti a mano, dove il personale non era ancora stato incrementato, mancava l'organizzazione e soprattutto mancava dal punto di vista informatico tutti gli step che sono venuti dopo. Il nostro tempo medio, il tempo di refertazione, il tempo di attesa per processare i nostri tamponi erano di 36 ore. 36 ore divisi in questo modo: il pronto soccorso e i pazienti ricoverati avevano sempre la precedenza, ma comunque avevano un TAT di 15 ore 57 minuti, quindi praticamente 16. Il pazienti del territorio che ci provenivano dall'ASL erano di 35, i controlli sui dipendenti 38 ore settimanali. Questa era la provenienza dei nostri campioni, ci arrivavano dall'ASL ma anche da Cuneo, Cuneo 1, Cuneo 2, da Torino e da Asti. A che punto eravamo come risorse? Le risorse erano quelli che erano normalmente in microbiologia, c'eravamo noi, il nostro staff e basta. Quindi al momento della pandemia eravamo semplicemente quelli che già lavoravano tutti i giorni a tempo pieno per portare avanti la microbiologia, cioè 10 tecnici che lavoravano 6 giorni da lunedì al sabato dalle 8 alle 16, un solo amministrativo con un orario su 5 giorni 8-16 e 6 laureati che lavoravano 6 giorni dalle 8 alle 18. Il nostro processo si divideva in 6 fasi: la presa in carico dei campioni, che veniva fatta da un tecnico di laboratorio, un'accettazione, la liquotazione in provetta secondaria, la processazione, la refertazione, l'aggiornamento dell'esito in piattaforma e il congelamento dei campioni positivi. Ora vedremo brevemente ogni fase in cosa costituiva. Il tempo medio per processare 94 tamponi a marzo, quando avevamo ancora una tecnica, ripeto, molto poco automatizzata, poteva durare da 950 minuti a 1010, quindi 16 ore. Vediamo la presa in carico dei campioni. Ecco, questa era la nostra situazione a marzo. Qui si può vedere come arrivavano, era il caos, cioè arrivavano da tutti gli altri distretti, arrivavano appunto, come abbiamo detto, Cuneo, Torino, ASL, eccetera, arrivavano i tamponi in questi contenitori, dentro sacchi, dentro biobox, da corrieri. E non c'era un posto deputato all'accettazione, allo spacchettamento dei campioni, che andava fatto in sicurezza, sotto cappa, eccetera, perché non avevamo ancora creato uno spazio idoneo. Quindi che cosa facevano i tecnici di laboratorio? Provvedevano a spacchettare, non solo
provvedevano a spacchettare tutti questi tamponi che arrivavano, quindi aprivano le scatole, i sacchetti, ogni campione era in genere chiuso in un altro tubo secondario e quindi era un lavoro allucinante. La seconda fase era l'accettazione. I tamponi, se non eccetto i nostri interni, arrivavano scritti a mano, accompagnati da una richiesta cartacea. Quindi, mancanza di un'informatizzazione, la segretaria doveva accettare a mano tutti i campioni. Una volta accettati, il tecnico stampava le etichette, quindi rietichettava il tampone primario e procedeva alla aliquotazione in provetta secondaria. Ecco, questa era la cappa dove veniva l'aliquotazione, tutto il rietichettamento del campione e l'aliquotazione. Questo era sicuramente un processo molto time consuming, per preparare una seduta una seduta analitica di campioni, una persona ci impiegava 2 ore per aliquotare 96 campioni, quindi dal campione primario alla provetta secondaria. La processazione. Siamo partiti con una piccola macchinina, il Magnapur, che processava 24 campioni a volta. Una volta che è questa qui, questa piccola macchinina, questo piccolo estrattore, dove venivano caricati manualmente tutti i reagenti, tutti i consumabili, eccetera. Una volta che questo piccolo estrattore restituiva l'RNA in tutta fretta, perché l'RNA era stabile solo 15 minuti, si allestiva una piastra di amplificazione dove venivano messi tutti i geni uno per uno, i geni Covid intendo, e si andava ad amplificare in quest'altro strumento la mia piastra di amplificazione, i miei campioni. Quando avevo le sedute, si andavano a vedere le curve di amplificazione, si andava a discriminare i positivi dai negativi, gli invalidi, dopodiché si andava a refertare. La refertazione avveniva in un primo tempo manualmente, quindi si refertava negativo e positivo sulle liste di lavoro, poi si inseriva sul computer e dopo l'inserimento sul computer si andava ancora a inserire in piattaforma. Per 94 tamponi, quindi il tempo si alzava per tutto questo processo a 188 minuti. Non era ancora finita, bisognava ancora conservare i tamponi positivi. I tamponi positivi, per direttiva del ministeriale, vengono congelati in realtà solo i tamponi delle persone decedute, ma noi conserviamo tutti i tamponi positivi perché non si sa le persone che avranno purtroppo un esito fatale, e quindi venivano congelati a meno 80. Ecco, questo è il nostro laboratorio all'inizio, questi sono i percorsi che la Noemi giustamente ha segnato tutti i passi che facevamo. Qui in fondo avevamo il nostro blocco, il nostro piccolo estrattore, e qui avevamo l'amplificazione, qui avevamo l'accettazione, già qui avveniva lo spacchettamento, di qua avevamo la segreteria, quindi percorrevamo avanti e indietro tantissimi passi, tutto il laboratorio, tantissime volte. L'obiettivo, passo al dottor Rocchetti che vi spiegherà come abbiamo migliorato. La descrizione appena fatta dalla dottoressa Gotta ci riporta anche emotivamente al mese di marzo, un mese veramente molto complicato, difficile da gestire. L'aiuto della
del supporto gestionale delle dottoressa Noemi, della dottoressa ingegnere Bianciardi, è stato quello di riportare, di frenare tutto il processo, di incanalarlo in modo logico e razionale, seguendo la metodica Lean. Quindi noi ci siamo posti alcuni obiettivi: ridurre il tempo, quindi, di refertazione del 40% del totale dei campioni, di ridurre questo tempo dei campioni al pronto soccorso, perché immaginate che insomma sapere individuare subito, immediatamente, nel minor tempo possibile, i pazienti Covid dai no Covid è molto importante nel pronto soccorso. Ridurre il TAT di refertazione, il TAT è il turnaround time, cioè il tempo di ritorno dell'informazione, quindi il referto del personale, perché come sappiamo anche il personale si può ammalare, e quindi personale ammalato significa anche minor personale da utilizzare sul campo. Ridurre gli spostamenti del personale per rendere più efficiente il sistema. Ridurre il tempo di inserimento manuale dei dati nei sistemi informatici, perché tutte le volte che noi utilizziamo le mani in un laboratorio ad alta complessità significa poter fare errori. L'informatica sicuramente ha la capacità di ridurre l'errore e quindi il difetto. Informatizzare il più possibile, velocemente e rapidamente, il processo nella sua interezza. Noi avevamo un problema enorme, l'abbiamo avuto e continuiamo in minima parte ad averlo, nell'inserimento dei dati dei nostri referti, quindi degli esiti, all'interno della piattaforma regionale di sorveglianza Covid, che è in gran parte era assolutamente manuale all'inizio, è stata parzialmente informatizzata dal mese di giugno e finalmente dovremmo essere giunti alla fase 3 con una informatizzazione dell'intero processo, con riduzione notevole dell'impatto in termini di lavoro, ma anche in termini di sicurezza dell'inserimento. Abbiamo creato quindi nella fine di marzo, nei primi di aprile, il Covid Center. Qual è l'attività del Covid Center? È di gestire tutta la diagnostica Covid, di identificare le risorse che erano necessarie, definire i turni di lavoro, identificare quali erano le strumentazioni necessarie e suddividere i flussi, identificare spazi adeguati, razionalizzare l'intero processo. Quindi abbiamo diviso, creato un laboratorio aggiunto al laboratorio di microbiologia, che intanto doveva continuare, dico doveva, perché l'attività non si può fermare, non è che non potevamo non fare esami microbiologici, che sono gli esami fondamentali in un momento di pandemico, non solo sul Covid, ma su tutte le malattie infettive correlate adesso. Quindi l'attività continuava e quindi abbiamo dovuto creare un laboratorio aggiunto. Quindi il match dei campioni, la richiesta, l'accettazione, la preparazione delle provette, l'invio dei campioni era sotto il controllo del Covid Center, mentre la processazione dei campioni e la refertazione aveva un laboratorio misto, nel quale il personale della microbiologia supportava in queste due fasi del processo la struttura del Covid Center. Abbiamo quindi fatto censito attraverso l'attività quale erano il personale presente e quale avrebbe dovuto essere per le necessità che ci eravamo posti. Quindi gli obiettivi erano chiari e bisognava fare e trovare il sistema generale, globale, per dare risposta ai centrali obiettivi. Abbiamo rivisto i turni del comparto, abbiamo attraverso che cosa? Attraverso alcuni step, lo step 1 e lo step 2, che sono: primo, quello del controllo della bolla di consegna, la disposizione dei campioni nei rack, il check out e il check in, quindi quella fase che è meno tecnica, ma che è indispensabile per controllare la fase pre-analitica del processo, che noi sappiamo essere l'80% degli errori in un laboratorio. Questa attività
aveva un tempo necessario di 120 minuti e poi si passava alla fase dello step 2, che era invece molto più tecnica, con preparazione della provetta secondaria, la posizione dell'etichetta sul campione. Da queste operatività arrivano, sono sempre in un ambiente protetto, in un ambiente che deve evitare il rischio biologico, e infine la preparazione del REC nella parte finale. Quindi le attività dovete immaginarle non in un ambiente diciamo normale, ma in un ambiente di laboratorio con delle caratteristiche di lavorazione per ridurre il rischio biologico di un certo tipo, quindi utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi una lavorazione difficile. Ecco, anche questo è un altro elemento da tenere presente. Come vedete, lì abbiamo la mappa dei turni, abbiamo dovuto incrementare l'organico di 3 tecnici di laboratorio, e proprio per l'attività soprattutto dello step 1, un organico con l'attività del personale di supporto. Diciamo che durante l'attività dal lunedì al venerdì abbiamo anche avuto il supporto di un biologo del centro trasfusionale più un biologo della microbiologia, e sabato e la domenica c'era un turno nei primi giorni del mese di marzo, primi di aprile, un supporto anche, quindi con personale proveniente da altri servizi del dipartimento dei servizi dell'azienda. Qui vedete alcune situazioni che non disegnano in questo caso l'attività Covid, ma stanno disegnando l'attività normale nei vari settori che avevo descritto nella fase iniziale della nostra presentazione. Qui diventa interessante vedere quanti strumenti e quante linee operative abbiamo incrementato nel tempo, perché partendo da questa strumentazione che aveva descritto la dottoressa Gott a bassa automazione, si è passato a strumentazioni chiuse ad altissima produttività e ad alta complessità di robotica e di automazione. Il COBAS 6008, l'Elitech, il Cefeid pronto per le urgenze, e recentemente dal mese di ottobre una strumentazione nuova, anch'essa una piattaforma altamente performante, per arrivare al primo di dicembre, cioè dalla prossima settimana, ad avere uno strumento invece POCT, cioè da utilizzo al letto del malato. Questa è la strumentazione, presento rapidamente alcune strumentazioni. Questa è una piattaforma Elitech che avvia un ciclo di 12 tamponi e referta in circa 3 ore. È una strumentazione molto adatta a gestire piccoli numeri di tamponi che arrivano sul flusso di tamponi invece importanti, che devono essere gestiti più rapidamente. Questa è una strumentazione estremamente intelligente, estremamente pratica, perché funziona un po' come la macchinetta del caffè con delle cialde. Nella cialda abbiamo tutto un micro laboratorio, quindi ha sofisticatissimo come materiale, come strumento, che ci consente di fare un test Covid in 45 minuti. Quindi la manualità è praticamente minima, di pochi minuti, si arriva al tampone, si va sotto cappa, si inocula la cialda, la chiamiamo così, e poi la posizioniamo all'interno delle varie posizioni di lavorazione, che come vedete sono delle bocchette nella quale viene inserita la cialda, e il risultato c'è una vera e propria RT-PCR in pochissimo tempo. Questa è la prima strumentazione importante introdotta anche in Italia, il COBAS 6008, che noi utilizzavamo per fare ricerca virologica su epatiti e su HIV, che è stata rapidamente implementata con metodica SARS. Il nostro laboratorio e il San Raffaele di Milano sono stati i primi in Italia ad avere questa strumentazione in attività, che è in grado di lavorare a batch, cioè con delle unità fisse di tamponi, quindi che vanno sulla macchina a 94 per volta e forniscono risultati in 180 minuti. Una macchina che, se messa in condizione di reagenti importanti, può raggiungere anche i 1000 tamponi al giorno. Infine
Abbiamo a ottobre abbiamo incrementato lo strumento Alinity, che è uno strumento anch'esso altamente performante, in grado di fare anch'esso quasi 1000 tamponi nelle 24 ore, che però funziona rispetto al Cobas 1008 con una modalità di invece a caricamento continuo. Quindi è una strumentazione che ci consente di lavorare questa volta su provetta primaria e quindi di impiegare meno personale su questo flusso. Infine, molto interessante è l'utilizzo dell'ultimo strumento, come detto, per il POCT, che può essere uno strumento portatile del peso circa di 1,1 kg, che processa delle schede con tecnologia microfluidica, quindi un piccolo laboratorio miniaturizzato in chip che permette quindi di analizzare gli antigeni, in questa volta non l'RNA del virus, ma gli antigeni del SARS-CoV-2, e noi abbiamo pensato in pochi minuti, quindi diciamo che il risultato lo si ha in circa una ventina di minuti, e lo stiamo utilizzando in diversi setting con anche strategie di pensiero, anche diagnostico differenti, con algoritmi anche decisionali differenti, perché li vogliamo, come dice, portare al pronto soccorso, gestire lo spot scolastico, i pre-recovery, utilizzarlo per lo screening dei dipendenti e nei reparti di degenza. Quindi un utilizzo di questi dispositivi, ne abbiamo 6 al momento, anche in questo caso è molto interessante, avremo una informatizzazione completa del risultato, perché attraverso un sistema di invio dei risultati e di ritorno dei risultati sul nostro sistema informatico attraverso un cloud, ci permetterà di utilizzarlo veramente in modo molto molto importante. Uno dei punti fondamentali che ha consentito però di sviluppare e anche di migliorare l'intero processo è stata l'integrazione dei sistemi informatici dei laboratori con gli strumenti e l'integrazione dei sistemi informatici con la piattaforma regionale, che è ancora in corso, ma incominciamo a vedere la fine del tunnel. Rispetto all'immagine che aveva presentato la dottoressa Gotta, possiamo vedere ora come il nostro laboratorio, dal punto di vista dell'organizzazione, è decisamente migliorato, perché abbiamo l'accettazione, la preparazione dei campioni e la principale strumentazione della Linity subito all'ingresso del laboratorio e subito molto vicine, diciamo, spazialmente, e abbiamo anche l'ufficio amministrativo vicino, perché tutto il resto del laboratorio, diciamo, è COVID free, e quindi questo ci ha consentito di risparmiare un po' di metri pedalati, diciamo, all'interno del corso della giornata, perché siamo passati dai 600 metri percorsi dagli operatori prima ad ogni reca ai 150 metri. Una creazione di spazi adibiti quindi in modo razionale ci ha consentito di migliorare questi aspetti anche dal punto di vista della sicurezza. Il TAT, qui facciamo vedere il TAT del mese di marzo ai primi di aprile, dove si può vedere che questo TAT ha avuto un picco, quindi si è allungato il tempo di refertazione a causa della consegna dei reagenti, che è sempre stato un grosso fattore limitante, diciamo, nella storia Covid di quest'anno, perché pur avendo grandi capacità, diciamo, di produzioni e differenziazioni di linee produttive, diciamo, questa carenza globale di reagenti e di consumabili ha veramente creato molti problemi. Diciamo che invece, appunto, da questa diapositiva si può vedere quanto siamo migliorati, no? Abbiamo ridotto del 99%, abbiamo ridotto quasi a nulla la stampa e l'invio del referto cartacei, quindi i referti adesso viaggiano tutti per via informatica, e abbiamo ridotto di 4 ore la durata dell'intero processo. Diciamo che abbiamo quindi il TAT, lo vedete, quindi come si è ridotto dal mese di marzo, come si è ridotto al mese di giugno, e adesso siamo ancora in fase di miglioramento e stiamo giorno dopo giorno riducendo questo TAT, che è diventato veramente molto molto piccolo, con grande soddisfazione chiaramente
sia dei nostri pazienti, i risultati quindi ricadono sulla salute dei nostri pazienti, ma anche dell'ASL di Asti che ci continuano ad inviare tamponi ai quali riusciamo a dare risposta in tempi assolutamente più ridotti e più consoni a quello che è uno standard. Io con questo concludo, vi ringrazio per essere stati ad ascoltare questa relazione. Spero che sia giunto il messaggio della grande fatica e della grande attenzione che abbiamo messo per fare questo lavoro, utilizzando tutti gli strumenti e tutte le più moderne metodiche per raggiungere dei risultati. Se ci siamo riusciti bene, se non ci siamo riusciti miglioreremo, perché è proprio compito di ciascuno di noi migliorare continuamente, non c'è mai un limite a questo tipo di pensiero. Allora, dalla regia mi dicono che abbiamo alcune domande fatte da alcuni nostri ascoltatori sul canale Bene. YouTube, risponde lei Andrea. Allora, la prima domanda che ci fa Mario ci chiede: le macchine sono tutte collegate ad un'unica piattaforma informatica? Che mi immagino lui chieda se tutte le macchine sono collegate all'IS oppure no. Ecco, questa è la prima domanda. Certo. Allora, tutte le macchine sono collegate all'IS del laboratorio. L'IS è il sistema informatico del laboratorio. Questa operatività riduce, c'è solo uno strumento che è l'Ingenius, che però ha una produzione molto bassa di tamponi, che quindi fa 12 tamponi ogni 3 ore, e quindi la sicurezza è tenuta sotto controllo, perché sono relativamente pochi campioni. Ma tutto il resto della produzione, che attualmente viaggia su 700-600 tamponi al giorno, è tutta gestita informaticamente. Ho altre due domande. La prima domanda, da Giulia, ci chiede: se tornaste indietro, cosa non faresti? Devo dire che è una domanda molto interessante, sulla quale rifletto quasi quotidianamente. Forse mi sarei dotato, ma questa è una questione, forse mi sarei dotato di una strumentazione non chiusa, cioè una strumentazione chiusa, una strumentazione che consente ha bisogno per forza di reattivi e di supporti proprio specifici per la macchina, no? Quindi una macchina che funziona solo con i suoi reagenti, non può funzionare con altri tipi di reagenti. Avrei pensato a una soluzione invece più aperta, a cui i reagenti potevano essere presi da più aziende, perché questo è sempre stato il problema. Però il problema è che le macchine e strumentazioni aperte hanno bisogno almeno del doppio del personale per poterle far funzionare, perché sono molto meno sofisticate, no? Molto meno automatizzabili. Questo significa, quindi, in un layout di laboratorio che, come avete visto, è ristretto, un laboratorio molto piccolo rispetto alla produttività che viene eseguita tutti gli anni, che è circa 200.000 esami all'anno in generale, di esami anche molto complessi, perché gli esami culturali del settore batteriologia sono complessi, sono time consuming. Allora il mio problema era qual era la soluzione che poteva essere fatta. Questo è il mio pensiero. Forse una strumentazione aperta mi sarebbe stata utile, non avrebbe sicuramente però risolto il problema di gestire tanti campioni come quelli che stiamo gestendo adesso, con poco personale tutto sommato. Bene, l'ultima domanda è che rivolgerei alla dottoressa Franca, non so se magari si avvisse urli magari o vieni qua. Sì. L'ultima domanda viene da Francesco e chiede una parola o una frase per descrivere il progetto e la situazione che è stata vissuta in questo periodo, diciamo, Covid. Per definire il processo che abbiamo messo, che Noemi, Caterina ci hanno aiutato a mettere su, direi efficienza. È un progetto estremamente efficiente, che ci ha permesso, con un numero
di persone molto basso, di arrivare ad un numero di tamponi molto alto e di ridurre, come vi ha spiegato il dottor Rocchetti, ridurre il TAT, quindi direi un progetto estremamente efficiente. E per quanto riguarda il percorso che abbiamo vissuto, stress, tantissimo stress, stanchezza, paura, stress, e pochissime conoscenze per prendere decisioni, quindi anche prendere decisioni è sempre stato estremamente difficile perché non c'erano elementi decisionali conosciuti su cui razionalmente poter procedere. E giocare, quindi si andava a tentoni. Una cosa, molte volte mi sono immaginato, come si chiama la persona che ha fatto la domanda? Francesco. Mi sembrava di giocare una partita a biliardo su un biliardo che si muoveva. Visto che abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, noi vi ringraziamo per l'attenzione, speriamo che la presentazione vi sia piaciuta e che per qualcuno sia stata anche utile, visto che comunque si parla sempre dell'università e di una notte di ricercatori, quindi magari abbiamo dato alcuni spunti di miglioramento per qualcun altro che si trova nella nostra realtà o che vuole in qualche modo migliorare quello che ha già messo in piedi. Vi ringraziamo a nome di tutti noi, a nome anche dei collaboratori che oggi ovviamente non sono presenti per ovvie ragioni, del dottor Rocchetti, della dottoressa Franca, di tutto il comparto nostro e anche della dirigenza dell'ospedale, che vi ringrazia per l'invito. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie.